Singolare questo raro dipinto di un poco noto pittore della campagna romana, il Surdi, che dà una singolare composizione a questa veduta di una Roma lontana. La inquadra sotto un luogo di vita contadina, uno schema che potevamo apprezzare in pittori molto lontani fra loro, come Boselli, autore di una polleria famosa, una specie di composizione come questa in cui si vedono polli salire sulle scale, o dall'altra parte Segantini. Ma l'idea è chiara, è quella di inquadrare, incorniciare la natura di Roma, di cui rimane soltanto la visione della sagoma di San Pietro sul fondo, in un riquadro fatto di un punto di vista del mondo contadino, pastorale, di un mondo che è esattamente all'antitesi della civiltà romana, la quale non è più civiltà romana, ma è Roma che diventa natura. E quindi questa immagine meravigliosa di una luce di alba o di tramonto sullo skyline di Roma è a sua volta inscritta in un quadro, in una porzione di quadro, che è quella che parte da questo punto e va fino all'altro palo, come se il Leopardi che vede quell'infinito fosse un pastore, un contadino che sta sotto quest'aia. Dall'altra parte poi si sviluppa invece il tema realistico, un tema di gusto schiettamente ottocentesco, con questo motivo dei galli e delle galline che stanno sulla scala. Qui Surdi cerca di dare un taglio nuovo, ma un taglio nuovo che ha un contenuto che è quello di un mondo primitivo e contadino, altrettanto che pura natura e puro idillio è la veduta di Roma che egli prospetta sul fondo. Dal punto di vista poi della esecuzione, il dipinto ha anche alcuni valori, alcuni pregi proprio di materia, gli spessori alti, i gonfiori della materia che rappresenta la terra infangata, e poi questo mare di verde, questo ripiano oltre il quale si inquadra questa veduta che è la classica veduta della campagna romana. E quindi ci sono diversi motivi che il pittore tiene insieme in questo dipinto convenzionale, fortemente decorativo, ma non privo di intelligenza, e come testimonianza della sensibilità ottocentesca che si scontra con la civiltà moderna, la civiltà dell'avanguardia, la civiltà del futurismo, che è il mondo della tecnica, il mondo delle macchine, contro il quale si oppone anche la sostanza, il contenuto di questo dipinto, che sembra riportare alla natura anche la civiltà antica della Roma barocca, e soprattutto dare la sensazione che questo mondo incontaminato è il mondo contadino, il mondo in cui c'è il carro, ci sono le galline, c'è questa capanna, c'è una dimensione, un fuoco nel bosco, nulla della civiltà moderna. E quindi l'ultimo omaggio, l'ultimo segnale del mondo che finisce, del mondo ottocentesco che finisce, e insieme anche un taglio visivo, una composizione che ha alcuni spunti, alcune emozioni condivise con quelle di pittori che poi diventeranno, contrariamente a Surdi, moderni, avanguardisti, futuristi, come Balla, per esempio, o lo stesso Severini, cioè i pittori che, partendo da Pellizza da Volpedo, pittore di natura, ecco, se pensiamo ai pittori del nord come Pellizza da Volpedo e come Segantini, questa elegia della natura appare più logica, perché essa è contenuta in una dimensione di volontà di non farsi contaminare dal moderno. Qui invece è l'arcaico, è il mondo ottocentesco, è un mondo contadino primitivo, senza nessuna volontà ideologica di contrapporsi a alcunché di moderno. E quindi rispetto ai pittori del nord, che sono pittori ideologici, pittori di principi, Surdi è un pittore dell'istinto della natura, di questa idea di un mondo più felice perché non è ancora stato travolto dalla civiltà che avanza. E in questo senso il dipinto è fortemente rappresentativo di questa volontà di fermarsi prima che tutto venga travolto. Uno dei grandi